sequenziali dal 2023. L'anno scorso, quindi poi le facciamo. Quindi quando arriviamo alla centesima? Ci vuole, forse. Vabbè, però. Forse 2 anni. 2 anni. Il prossimo, vero? Potrebbe. No, forse ancora no. Li facciamo sequenziali. Ah, quello dopo è il 26, quando si sveglia un bel po' di somali sul clima. Estate 2026. Se tutto va bene, fa 2 inverni consecutivi che non si vedono da 40 anni. Dai. Sono 40 anni. Allora, oggi è pezzo coperto, no? Vedi? Oggi sì, visto. Non tutto però, e questo ecco, come lo chiamo, no? Lo chiamo, nominalo tu come lo chiamo. Come lo, in che senso? Mo già si è perso, lo diciamo sempre. Sì. Lo diciamo sempre. Io sono San Sereno. Tu, non è sì, là. Lo so, tu sei quello che io ti riferisco, a cui mi riferisco le cose. Io però quello che studia un pesto che conosce le cose sono io, per quello che non casco nelle frodi. Io a te ti metto a corrente, però non sei tu quello che lo studia. Non so, sì, hai visto quanti effetti positivi dà a studiare le cose? Non quelli che gli hanno dato loro la letale, la letale! La letale! Quindi questo è il tuo nuovo cielo sereno, no? È il tuo nuovo cielo sereno! Nel senso che non ci sono più, quando prima del 19, 22, 21, 20, 19, anche prima, tirava sempre vento, non c'era una nuvola a 1000 chilometri, sempre sereno. Adesso non è più così, comincia a cambiare, c'è più nuvole, quindi questo non è maltempo, però c'è un disturbo, capito? Quindi è questo che cambia. Prima invece non c'era mai una nuvola, sì, c'è il vento contrario stavolta, ci porta verso, tipo, è per quello che si è annuvolato, c'è un po' di cambiamento nel tempo, non nuvoloso tutto, un po' meno. È il tuo nuovo cielo sereno, l'estate di domani queste sono. Meno calde, più ventilate, che si sta meglio poi tanto, è così. Sti caldi così sono stati troppo brutti, però era il suo periodo, era il periodo, doveva fare così e basta. Ora sono finiti adesso così, ora si calmano, le fa più brevi i caldi, li fa. Poi durano meno giorni, magari ad agosto fa meno caldo, no? Non va del genere, fine luglio. Dobbiamo rientrare di qua, di là. Già spostati, perché il vento viene dalla parte opposta di ieri, no? Mo ci va verso il porto, dobbiamo andare verso il pontino. È cambiato, oggi è un po' diverso. Si sta bene, non c'è nessun caldo folle. Tutti quei cialtroni che dicono caldo senza precedenti, come al solito, non c'è niente del genere. Però non se ne curano di avvisare cosa c'è dopo, nel senso climatico, non dopo un mese o due, non se ne curano. Nessuno avvisa in italiano, eh? L'unico pesto sono io che lo fa, visto? E lo spiega pure, lo spiega tante volte, poi continuiamo a farlo, lo facciamo dalla slide, poi parliamo di argomenti scottanti, però io la coscienza pulita non resto in silenzio, ma allora improvviso 2.0, c'è Torino, poi tra l'altro, con la neve, era dicembre 22, c'è gente che sfilava col cartello, chi resta in silenzio è complice, quindi non sono solo io il fesso che ha capito, visto? E io non resto in silenzio, non sono complice di questi criminali, non ci sono. Quindi quelli che ci hanno combattuto, in realtà noi eravamo i loro difensori. E appunto, quindi vedi come siamo messi in bene. Hai capito? Speriamo che poi si svegliano. C'è la suina, no? Qual è? La viaria adesso. Un'altra frode. Guardate dottoressa Rubi che vi spiega un po' di medicina, per chi sa l'inglese. Quella è in inglese, americana quella. È americana. La gente gli piace telegiornale che ti fa diventare stupido. La gente non è stupida, ci diventa di più seguendo quelle gente. Hai capito il discorso qual è? Per quello io non sono niente di speciale. Faccio delle cose che mi danno vantaggio, perché se usi il cervello bene e la raccogli. Hai visto? Quella è l'aspirazione. Non ci vuole tanto, infatti mi stupisco come mai la gente non capisce. Boh, le dico. Ecco, andiamo, dai, lì va. Ah, ecco una cosa, andiamo a Riscoli, tanto ormai. No, sai perché? Perché tanto si riporta di qua. Tanto abbiamo ancora, facciamo 7-10 quello che è. Il tempo passa, già sono 5. Sì, dai. Perfetto. Andiamo a cercare i granchi, dai, non ci sono. Ma no, grossi, medi, non ci sono grandi qua.
giganteschi non ce n'è qua. Sì, ma non grossi, non ce n'è enormi. Nell'oceano ci sono, qui no, non ci sono, non qua. Vabbè, qui al nord non so se verso giù ci sono, non ci siamo mai andati noi giù, ci sono giù. Tipo Sardegna, Sicilia, che ne so, o Calabria, so. Non ci siamo mai stati, ma ci possono essere forse, non so, quello non lo so, ma in Italia non penso, vero? No. Nell'oceano sono, vero? Sì. L'oceano è grosso. Ho come 71%. 29% la terra. Ferma sarebbe. Ferma, no? E quando la gente sai cosa occupa? È il 10%. E ha tutto questo potere di cambiare il clima. Ma mi fate il piacere quelli lì. Ma poi quelli che ci credono, vi offendete, si offendono da soli quelli che ci credono. Valete di più di così. Anch'io faccio stupidaggini, come tutti. Però penso e cerco di capire. La gente non può capire, quello è il problema. Sbagliare non è un problema, anch'io sbaglio, tutti si sbagliano. Cioè non si vuole capire quello che c'è da capire. E anche tu a volte lo fai ogni tanto. Ogni tanto lo fa, beh, però ti segue. Però quello che dico è quello, non è sbaglio, anch'io faccio stupidaggi. Però mi metto in testa di capire e non sbagliare. E invece no, la gente continua sempre che ripeto. È quello il problema, non sbagliare, tutti si sbagliano. Sì, sì. Però non si fa niente agli errori, quello lo sbaglio, capito? E voi invece di sbagliare non sbagli. E io è quello che devo fare, io voglio fare meglio. Solo che questi anni, sai qual è il problema? Fanno a gara chi fa peggio. Ogni anno fanno a gara chi fa peggio dell'anno prima. Cioè, veramente siamo messi così. Non è che lo vedo, lo vedo con i miei occhi, lo vedo io, ma la gente non vede niente. Io non... Si fa sempre peggio dell'anno prima. Ma così si fa. Io so che si ragiona così, si fa meglio dell'anno prima, non mi sbaglio. Si fa meglio? No, invece si fa peggio, nel mondo in generale anche, non solo l'Italia, guarda un po' di tutto. Oh. Arriviamo lì, dai, che poi dai. Chiudiamo poi la registrazione, dai. Arriviamo agli scogli, ecco, si prova proprio veloce. Accelera la serpe. Ecco. Vediamo. Ah, qui non c'ero venuto ancora, perché il vento era tutto a posto. C'è la sabbia, possiamo scendere forse, non so. Se 8 minuti, siamo ancora qui, poi chiudiamo, dai. Poi tanto siamo arrivo, fra un po' andiamo. C'è il muschio, guarda questo muschio qua. Si buca qua, questo è il rischio. Lo posso bucare, qua è pericoloso. Se mi portano le onde qua. Beh, il vento però è favorevole. Si porta di qua, ma le onde no, però ce n'è poche, però qualche ondina sai che ci porta incontro. C'è un bastone lì, guarda. Ah, ecco, male mosso è successo. Mi devo bagnare adesso. È uscito un po' il sole, ma quest'ora. Poi ce n'è, qualche nuvola c'è ancora. Dai, così è più bello, è mezzo mezzo, si sta meglio. Un po' di sole e un po' di nuvole, no? È meglio. Sempre sole, blu sempre, se sta troppo, no? Si sta meglio, cambia un po', è più bello anche. Sì, è più bello anche così, dai. Questi anni ha fatto troppo sereno, dai. Troppo sereno sereno. Hai capito perché questo è il tuo nuovo cielo sereno, quello è il senso, hai capito il senso qual è? Questo non è maltempo, è solo variabilità. Quello ha fatto sempre troppo sole, deve fare un po' di bello, troppo sole, questi anni così, sempre sole. Ecco. Vado, mi avvicino un po', ma non so. I granchi niente ci sono, non ci sono granchi qua. Ecco, madonna. Che casino qua. Non ce n'è, non ci sono, non ci sono i granchi. Saranno mica diminuiti. Ce n'è, non li vedo, aspetta. Non ci sono. Non li vedo. A che temperatura stanno i granchi? Io qui non me ne intendo, se lo sai per caso. Un'altra rivela, la natura come al solito non si può corrompere, devo approfondire, è vero, stanno più caldo o no? Io non so bene. Non ce n'è uno, vedi? Ho capito il motivo. Pensa un po', prova, vediamo se ci arrivi. No, oggi, non parlo di oggi, non è con un giorno questo fenomeno, pensa un po' bene. L'abbiamo fatto fino adesso che è così, tranne qualche giorno. Dai che devo chiudere, sennò sfondo. No, non c'entra quello. Perché
l'estate è arrivata da neanche una settimana. Visto? Cominciano a vedersi gli effetti, no? Vedi che la natura non mente mai. Non mente la natura, non si corrompe. È arrivata da, guarda che il 7 luglio era ancora coperto tutto, solo l'8 luglio appena chiarito. Conta 8, 9, 10, 11, 12, 6 giorni che è stabile. È pochissimo, quindi non è mica tanto, non è poco. Dopo il 20 cambia poi. Non è che fa freddo, ma cambia un po', no? Ecco, siamo a 11, la chiudiamo. Saluta, tanto se ne fa tutti quanti. Bene. Ci sentiamo al prossimo, perché se no mi registro un altro file. Ciao.